tecnici del circuito è un punto dove è facilissimo sbagliare e ovviamente uno sbaglio si pagherebbe molto molto caro. E siamo dunque agli ultimi chilometri, al comando con un margine di vantaggio tranquillizzante, 5 secondi e 2 nei confronti di Schumacher, che ha sicuramente ancora guadagnato qualcosa in questa fase, ma che comunque non è in condizioni di impensierire l'avversario. Vedete la tensione al box Benetton all'arrivo. Berger dunque vince il Gran Premio d'Australia, Schumacher è il secondo a ridosso, vedete 741 millesimi il distacco, quindi aspettiamo gli altri, comunque dovremmo avere il terzo posto di Brandon. No, linea Zerbiati. No, stiamo come sempre aspettando questa fase concitata della corsa, la più importante, quella che ha visto protagonisti tra Senna e Mansell. Siamo entrati adesso, vediamo se riusciamo a capire sulle dichiarazioni di Senna. Continuano a portarsi da una parte all'altra del box. Vedete. Vediamo un po'. Sta uscendo adesso? È stato questo? Contento anche Schumacher, come vedete, della sua corsa. Terzo nella classifica mondiale piloti, cioè Emanuele prima diceva ha fatto un'annata incredibile e l'ha anche coronata in modo incredibile.